abbattere 200.000 vacche per combattere il cambiamento climatico. È questa l'incredibile proposta avanzata dal Dipartimento dell'Agricoltura dell'Irlanda per fare in modo che il paese rispetti gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Nulla che sorprenda. La furia ideologica dell'Europa contro agricoltura e allevamento è sempre più vergognosa. Per la sinistra e i verdi rimane in piedi un'assurda equazione. Allevamenti come le fabbriche. E per questo continuano a portare avanti provvedimenti che criminalizzano gli allevatori. Eppure gli allevamenti bovini sono solo al quinto posto tra i vari settori per emissioni. Inoltre l'Europa è l'unico continente al mondo che ha registrato un calo del patrimonio bovino del meno 40% dal 1961. Non dimentichiamo inoltre, come ricordato da Assocarni, che gli allevamenti bovini contribuiscono al presidio del territorio e alla fertilità dei terreni e lo fanno in modo naturale e rappresentano anche un modello perfetto di economia circolare. Inoltre, fattore importantissimo, gli allevamenti garantiscono produzioni che tutelano la sicurezza alimentare, visto che gli animali forniscono proteine ad alto valore biologico, come carne e latte. Insomma, siamo stanchi di questi attacchi insensati al settore primario e alla produzione di carne. Assurdo colpire un settore che vale in Italia oltre 9 miliardi di euro e vede coinvolti più di 358.000 addetti e oltre 133.000 aziende agricole.